Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Conclusa la partita all'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Cretani, Pisa, Palermo, dove il Pisa ha vinto per 4-3. Io direi subito una vittoria strameritata sotto ogni punto di vista. Bene, andiamo a vedere il primo tempo. Pisa, purtroppo, peccato, si mangia un'occasione con il palo. Bonfanti si mangia un'altra occasione e Moreu spreca. Questo è stato, sono stati i primi 20 minuti. Io direi che il Palermo è rimasto ai paletti per i primi 20 minuti. Poi il Palermo riesce a trovare la rete sull'unica azione che fa. Calabresi, questa circostanza non mi è piaciuta. Il Caraccio non mi è piaciuto nella seconda, ma al di là di questo, diciamo così, la squadra ha subito, diciamo così, il colpo della prima rete. Sta squadra forse è un pochettino fragile e forse un po' arrendevole quando si va sotto di una rete. Questo ha portato, grazie alla punizione, al raddoppio del Palermo, ma fino a lì io direi non assolutamente non meritato. Poi abbiamo visto Loria sulla punizione, secondo me doveva stare un po' più, diciamo così, spostato sulla sinistra, visto che sulla destra, diciamo così, la barriera era posizionata bene per proteggere la parte destra. Così non è stato, è rimasto più sul centro. Ecco che è stato, insomma, così siamo stati, diciamo così, insaccati su una punizione battuta, io direi benissimo da parte del Palermo, senza nulla togliere alla bellissima punizione, ripeto, battuta dal Palermo. Noi scendiamo negli spogliatoi, sotto di due gol. Ma quello che è stato l'incredibile è la reazione della squadra, quindi la reazione del Pisa. Nel secondo tempo, fondamentalmente, il Palermo non ha detto niente, non ha fatto un tiro, tranne che l'occasione del rigore, assolutamente inesistente. Il rigore per il Palermo era inesistente, totalmente inesistente. Questa è la verità. Quindi un VAR assente. Un arbitro che non ha capito niente su quell'azione, sicuramente non ha capito niente, e un rigore non dato al Pisa perché il difensore col braccio largo, pallone, come abbiamo visto poi dalle immagini di Dazon, date volte, più volte, più volte, il braccio era largo e il rigore era netto. Quindi un rigore non dato da parte dell'arbitro al Pisa e un rigore inventato da parte del Palermo, ma questo non è bastato. Non è bastato al Palermo perché una squadra, il Palermo, totalmente in balia dell'avversario nel secondo tempo. Abbiamo detto in Pisa che è, diciamo così, cresciuto in una maniera incredibile, incredibile. Un Pisa totalmente stravolto nella ripresa, preso in mano il pallino ed è andato al, diciamo così, al pareggio grazie ad Alessandro prima e Bonfanti dopo. Dopodiché il mister ha effettuato le sostituzioni, sono entrati i fratelli Tramoni, è entrato Torregrossa, poi alla fine Veloso, va bene, ok, e praticamente poi è entrato anche Beruatto che secondo me ha fatto una delle migliori partite da quando è iniziato il campionato. Bisogna dare a quello a Cesare quello che è di Cesare e sicuramente è andata così. Beruatto alla grande, Beruatto che si chiama finalmente Beruatto per quello che ha fatto. No, Caracciolo è stato, però ha anche tirato, è andata bene a Pignacelli perché altrimenti sarebbe entrata la palla. Canestrelli bene perché ha trovato, secondo me, una bella partita, ha fatto una bella partita. Calabresi così e così, ma va bene. Poi io direi che è entrato Tramoni, io direi un 9, 9, 9 e mezza Tramoni, perché in un quarto d'ora praticamente ha rovesciato le sorti. Questo è sempre mancato al Pisa, la punta, che è sempre mancato il fattore decisivo nel tirare e nel fare gol. Finalmente abbiamo ritrovato un D'Alessandro che top gamma oggi, D'Alessandro che io direi un 8
Tranquilla, D'Alessandro, Loria comunque nonostante tutto un bel 6, Calabresi non mi è piaciuto così e così 5 e mezzo, Caracciolo 6, Canestrelli 6 e mezzo, pieno pieno, Barbieri così e così, insomma diciamo 5 e mezzo, Barbieri non più di tanto, Beruatto decisivo sicuramente per la svolta del Pisa, decisivo, quindi 6 e mezzo Beruatto. 6 e mezzo per non dare 7, però 6 e mezzo perché insomma ci ha fatto penare più volte. Speriamo che questo sia di incentivo. Steves 6 e mezzo, bravo perché ha fatto il suo dovere e anche di più. Marin 6 e mezzo, bravissimo al centrocampo. D'Alessandro abbiamo detto 7, bello, bello, tranquillo. Valotti 6. Moreo 5 e mezzo non mi è piaciuto perché ha sbagliato due occasioni da rete e avrebbe dovuto insaccare. Bonfanti 6 e mezzo, direi quasi 7 a Bonfanti, nonostante abbia, vabbè, gli è andata male sul tiro di testa, ma alla fine, ripeto, D'Alessandro e Bonfanti hanno pareggiato, pareggiavano sorti, hanno pareggiato le sorti del Pisa e il Pisa è andato, ha tenuto praticamente. Cioè, Loria non ha fatto una parata. Colpevole sul rigore, un rigore, ripeto, inesistente, dato al Palermo. Non si capisce per quale arcano, per quale mistero mi è stato dato questo rigore. Ripeto ancora una volta, inesistente, quando invece per il Pisa il rigore era netto, pulito e cristallino, non dato. Questa è l'eterna arbitrale che abbiamo. Un VAR assente. Che c'è quando più gli fa comodo e quando più gli aggrada, e allora il VAR interviene. Un VAR assolutamente assente, assolutamente un VAR inedito, un VAR che non fa il suo lavoro, non richiama l'arbitro quando lo deve richiamare, l'arbitro che va di testa sua, fa di testa sua cose, diciamo così, opinabili nell'intero, ma questo ormai ci siamo abituati, questi termini arbitrali, ormai. La situazione è questa, nonostante il VAR, nonostante la tecnologia, non si riesce a cavarci un ragno da un buco, perché chi sta al VAR non è in grado di, diciamo così, di cavare il ragno dal buco. Per quanto riguarda il Pisa, ripeto, un Pisa che a me nel secondo tempo mi ha veramente stupito, io non pensavo mai, invece i ragazzi hanno dato il top. Oggi veramente top, non mi piace Moreo, ma questo ormai lo sapete. Aquilani 6 e mezzo, perché oggi Aquilani è nel momento, diciamo così, più diciamo nella spinta che Pisa stava dando, ha azzeccato letteralmente i cambi, ha messo dentro i giocatori giusti, i giocatori hanno risposto all'appello. Quindi oggi finalmente una vittoria chiara, limpida, pulita e cristallina. Un Pisa che per me nel secondo tempo mi ha convinto, veramente convinto in tutti i sensi. Con gli ingressi che ci sono stati in campo, mi ha convinto in toto. Ripeto, Beruatto benissimo, bene, bene, fratelli Tremoni, Lisandro, bravo anche lui, un bel 6 e mezzo anche a Lisandro. Per quello che ha fatto, ma Matteo è stata la rivelazione. Teo Tramoni è stata la rivelazione. In un quarto d'ora ha ribaltato le sorti del Pisa. Quindi ci ha regalato 3 punti, 3 punti preziosi, 3 punti importanti, perché adesso siamo a 40. Al di là del discorso playoff, non interessa, ma siamo a 40. Quindi siamo a un passo dalla salvezza. Salvezza che io spero di raggiungere nel più breve tempo possibile. Speriamo che col Brescia, io dico di fare un bel risultato, una bella partita, e anche se si viene fuori con un pareggio, che magari va bene così perché si va a 41 e va bene così. Oggi ci voleva questa boccata d'ossigeno, ma non è stata una boccata d'ossigeno così, è stata veramente una vittoria importante. Perché la squadra ha reagito e ha risposto, io direi ottimamente a tutti. Quindi bravi ragazzi, bravi, bravi veramente. Bene, io per questo video mi fermo qua.
mi raccomando ragazzi, commentate se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.